Mister, si torna al Bentegodi. Verona ha costruito il suo grande campionato principalmente lì. Certo, ogni volta però non è mai facile, c'è un avversario diverso, e allora quest'Empoli come se lo aspetta? Coriaceo, una squadra di qualità che ha giocatori che insomma hanno giocato in categorie importanti in Serie A fino all'altro giorno, come anche Macarone, Tavano, ha fatto tanti gol, quindi sono in una posizione classifica un po' particolare, quindi lotteranno fino alla fine. Noi ritorniamo in casa, meno male, perché insomma in casa qualche punto lo facciamo, quindi e niente, pensiamo di preparare, speriamo di aver preparato bene questa partita, perché è una partita importante. Dopo Crotone si è fatto un'idea magari della situazione anche fisica di alcuni calciatori? Ci sono 8 partite, no? Sì. 3 partite in 8 giorni, quindi sicuramente dovrà attingere, no? Un po' da varie forze. Beh, insomma, il campionato comincia ad arrivare nel finale e molti hanno tirato, come si dice, tante la carretta, avrò bisogno anche di recuperare. Però, insomma, abbiamo questi 8 giorni, 3 partite, quindi avremo bisogno di tutti. L'importante è farsi trovare pronti, non è tanto nella scelta, quindi mi auguro che sia così, è sempre stato così. Però adesso, ripeto, dobbiamo pensare alla prima partita e questa è la prima di, ripeto, questo trittico importante. Con altre squadre lei è già passato, no? Da queste situazioni, che è importante anche, le ha sapute, è importante gestirle, no? Anche per la testa dei calciatori, no? C'è un obiettivo importantissimo, è meglio parlarne, non parlarne, è meglio mettere tranquillità, è meglio caricare, queste sono situazioni che valuta di giorno in giorno, forse. Ma guarda, con molta sincerità e semplicità, noi pensiamo soltanto alla partita, quindi non facciamo tanti discorsi a molto lungo, medio-lungo periodo, pensiamo soltanto a domani sera, quindi e poi di volta in volta ogni gara, è inutile fare discorsi pensando, no. Pensiamo soltanto a fare bene nella partita, a essere concentrati, a giocarla, poi alla fine vedremo.